Ciao! Oggi sono qua in compagnia per presentarti la nuova nata in casa ASICS, vale a dire la Gel Nimbus 16. Qui la vediamo nella versione uomo e anche nella versione donna. Le direttrici di miglioramento che ASICS ha cercato di seguire per migliorare ulteriormente questo prodotto sono da ricercarsi sia nella tomaia che nella suola. Per quanto riguarda la tomaia, ASICS utilizza la tecnologia Fluid Fit, vale a dire l'inserimento di inserti termoplastici sia sulla parte esterna che sulla parte interna della tomaia stessa, i quali hanno la funzionalità di garantire un ottimo fitting per il piede, ma allo stesso tempo offrire gran comfort di calzata. Altra cosa che voglio sottolineare è il rinforzo della parte anteriore della tomaia stessa, per far sì che la tomaia, appunto, sia robusta e resistente. Infine, per quanto riguarda la parte talonare, vado a sottolineare l'utilizzo di una conchiglia talonare esterna che serve sia per tenere ben saldo il tallone all'interno, ma allo stesso tempo garantire comfort ed evitare, ove possibile, delle vesciche. Innanzitutto mi preme sottolineare il fatto che ASICS utilizza delle sezioni in gel molto estese, sia sulla parte del tallone sia sulla parte dell'avampiede. Questo per garantire fluidità e naturalezza nella corsa. Per quanto riguarda il battistrada, notiamo due cose fondamentalmente: l'utilizzo del battistrada Ahar, vale a dire una mescola di gomma particolarmente resistente all'abrasione. E altra cosa, l'utilizzo del concetto guidance line, che serve per condurre il nostro piede dalla fase talonare alla fase di spinta, quindi in avampiede, in maniera molto naturale. Per ASICS Gel Nimbus 16 questo è tutto, ora ti saluto e ti ricordo che il running da noi è tutta un'altra corsa. Ciao!